Risultato straordinario, insperato, ma attraverso un'operazione che abbiamo messo in campo sia con il commissario Legnini che con la Protezione Civile, Borrelli prima e il dottor Curcio poi, insieme al vice sindaco Giovanni Cavallari, abbiamo consentito la riapertura, l'accessibilità a tutti i padiglioni chiusi a seguito del sisma, mettendo fine ad anni di sofferenza per le famiglie che non potevano visitare i propri cari. Abbiamo restituito rispetto e dignità al luogo del rispetto attraverso un'operazione che ha superato gli errori del passato. La messa in sicurezza che fu fatta allora era una messa in sicurezza puramente interdittiva. Noi abbiamo invece messo in campo una messa in sicurezza che di fatto è una vera prima ricostruzione, probabilmente la prima all'interno del cratere sismico del centro Italia, un'operazione importante. Avevamo promesso una cosa, che l'ultimo 2 novembre sarebbe stato l'ultimo appunto senza poter accedere in modo pieno ai padiglioni chiusi, e così è stato. E si va avanti nell'attività di riqualificazione e recupero del cimitero, dei cimiteri tutti, abbiamo realizzato, sapete, anche molti loculi nei cimiteri frazionali, e soprattutto in un intervento di ricostruzione che è comunque ricostruzione pubblica. Un'operazione che è stata forse unica in Italia, perché la Protezione Civile attraverso il commissario per la ricostruzione ha anticipato i fondi che poi il commissario per la ricostruzione ha restituito alla Protezione Civile. Una messa in sicurezza che ha reso fruibile, che in qualche modo ha fatto con una sola operazione due operazioni, cioè quello di rendere, far tornare nuovamente fruibile i padiglioni che prima erano interdetti ai cittadini. Un risultato importante, un risultato che abbiamo ottenuto sia per la volontà dell'amministrazione comunale, ma anche per la bravura dell'ingegner Giosuè, che è stato direttore dei lavori, che ci ha sostenuto in ogni momento, anche per la ditta, che ha saputo interpretare veramente le necessità e le esigenze dell'amministrazione comunale.